Ancora buongiorno da Stefano Munari, siamo in Ciao Maiorca su Italiana, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e come sempre qualcuno viene a trovarci direttamente dal Veneto. Oggi abbiamo nuovamente la bellissima, biondissima Silvia Smaniotto, buongiorno! Buongiorno, buongiorno Maiorca, ciao Stefano, grazie mille per l'invito. Hai sentito che presentazione che ti faccio sempre, ti metto tappeto rosso proprio. Guarda, considerando che apriranno a poco i parrucchieri, ti dico che biondissimo, sono ancora per poco, sai. Ho capito. Vai a fare una bella ricrescita. Un restyling totale, praticamente. Praticamente siamo a casa da quanti giorni? 50, 60? Di più, sai. Io dal 24 febbraio. Mamma mia. Vabbè, speriamo che le parrucchiere riaprano sul serio allora, perché immagino sì. Cosa può essere. Senti, oggi volevo parlare con te della tua professione di vocal coach per X Factor. Sì. Allora, raccontaci un po' come funziona questa cosa. Esattamente, cos'è una vocal coach? Allora, vocal coach è un nome ovviamente che deriva dall'America, quindi sai, da tutti quelli che sono i talent show come American Idol, appunto poi X Factor, The Voice, eccetera. È un ruolo in realtà un po' più complesso rispetto al semplice insegnante di canto che si occupa del benessere della voce dell'artista. Il ruolo del vocal coach è un po' più a 360 gradi perché si occupa anche di quello che è l'aspetto emotivo. Quindi nel momento in cui c'è da prepararsi e da preparare un brano, in questo caso che nel caso di X Factor viene preparato all'incirca in 2-3 giorni, il vocal coach lavora sulla parte tecnica, sulla parte interpretativa, sulla parte anche fisica, per cui se per esempio ci sono delle coreografie sta molto attento che vengano eseguite in maniera corretta, sta attento a quello che è la regia video, quindi ovviamente fa in modo che l'artista esca nel migliore modo possibile, molto spesso anche sta attento a quello che è l'ascolto dell'artista stesso, quindi si va a mettere magari una copia dell'ascolto delle cuffie che ha l'artista per cercare di aiutarlo nei livelli dei volumi del monitor. Sì. E quindi ha un ruolo, oltre ovviamente a un ruolo anche quasi psicologico, in quanto se ci sono dei momenti di crisi deve essere lì a cercare di dire quella che è la cosa giusta, di motivare l'artista e di fare in modo che vada sul palco il più preparato possibile. Quindi è un lavoro, diciamo, che ha a che vedere con una enorme parte di empatia, grandissima preparazione sotto tutti i punti di vista, cercare di soprattutto fare in modo che l'artista porti fuori il meglio di sé in ogni esibizione che fa, a prescindere dallo stile, insomma, che attuerà. Certo. Quindi è un lavoro molto complesso ma estremamente stimolante. Un lavoro assolutamente stimolante ed esaltante da quello che mi racconti, veramente sì. Mi immagino e mi piace questa cosa. Senti, ma com'è la tua storia? Come sei arrivata a X Factor e come sei arrivata a questo ruolo all'interno di questa trasmissione televisiva? Allora, io ho iniziato in realtà a lavorare come insegnante di canto e vocal coach all'incirca 7 anni fa. Poi ho fatto formazione con Paola Folli, che sarebbe la vocal coach storica di quello che è il programma di X Factor Italia. Lei è lì dentro ormai dal 2011. E appunto, cominciando a collaborare con lei ha visto che avevo tutta una serie di caratteristiche che erano utili per poi quel programma, e quando c'è stato questo posto vacante da riempire ha fatto il mio nome, anche perché cercavano una figura che fosse una figura di transazione a livello di età, in quanto avevo all'epoca, ormai un paio d'anni fa, avevo 28 anni e quindi sai, ero vicina all'età dei concorrenti. Abbiamo svelato la tua età anche, attenzione. Io ho 30, sì, 30, 30. Vado poi ai 31, sì, sono vecchia. Quindi insomma, avevo 28 anni e potevo essere comunque molto, sai, molto vicino anche ai ragazzi, no? E quindi cercavano un po' questa figura intermedia di transizione che avesse delle competenze, ma che dall'altra parte risultasse anche come una sorta di amica, di confidente. E effettivamente abbiamo ottenuto veramente dei risultati fighissimi. Certo, immagino che tu, quando ti è stata proposta questa cosa, eri contenta, emozionata, anche se è stato un bel momento. Guarda, stavo guidando, ero in autostrada, mi ricordo perfettamente dove ero, stavo andando a fare non un ti live sei schiantata, Bologna. Non ti sei schiantata. No, e mi ha detto, dove sei? Guarda, sei in autostrada, facciamo una cosa.
quando vai, quando ti fermi in autogrill mi richiami, ok? Te puoi capire, la prima cosa che al primo autogrill che ho visto tipo, ok, autogrill 10 km. Te lo sei inventata, hai disegnato il cartello dell'autogrill, esatto. Pur di uscire subito, immagino. Anche la piazzola d'emergenza, mi ha chiamato e niente, mi ha detto questa cosa che poi ho dovuto tenere un po' per me, per un po' di tempo. Però ecco, la cosa bella, sai qual è? Che il fatto che questo non è un lavoro dove vieni preso e da lì, insomma, sei dentro, un po' come tutti che sono i lavori artistici, sono dei lavori che vengono poi riconfermati di anno in anno, per cui io ogni anno alla fine di X Factor non so se poi verrò riconfermata l'anno successivo. Invece, insomma, l'anno scorso è stato così, per me è stato una gioia immensa, perché significa che comunque il lavoro è stato fatto bene e che hanno apprezzato quello che è stato il mio ruolo, e adesso stiamo aspettando effettivamente la riconferma del terzo anno. So per certo che il programma si farà nonostante il coronavirus, avrà sicuramente un sapore diverso, perché stanno facendo le audizioni in un altro modo, sai, online, mandando i video. Quindi ovviamente manca un po' la componente anche della calca, del calore. Certo. Fisico. Però alla fine i live saranno ad ottobre, speriamo per ottobre di essere, insomma, certo, di essere usciti da sto casino. Volevo farti un'ultima domanda. Qual è l'episodio più curioso che ricordi a X Factor durante il tuo lavoro? Sì, vabbè, mi ricordo quella volta che alla prima edizione con Naomi, che è stata la seconda classificata, che era una ragazza bravissima, tra l'altro che veniva dal mondo del lirico, che poi si è buttata nel mondo pop. A Naomi è stata assegnata una canzone che è Look at Me Now, di Busta Rhymes, che è un brano che ha un quantitativo di parole assurdo, è quasi nei Guinness dei primati insieme a Rap God di Eminem, sì, come quantitativo di parole al minuto, e gli è stato segnato questo pezzo perché lei comunque rappava bene, ma non si sapeva effettivamente cosa sarebbe stata in grado di fare. Insomma, mi ricordo quella sera che l'abbiamo sentito, eravamo con gli occhi fuori dalla testa perché non ci credevamo. E mi ricordo benissimo il lavoro intensissimo che abbiamo fatto per fare in modo che lei riuscisse ad imparare la memoria giorno e notte, con orari che non ti sto a dire, perché veramente quello che tutto il glamour che si vede da fuori esattamente è l'esatto contrario. Chiaro. Perché ci si fa veramente un culo pubblico, sì, e siamo riusciti a fare questa cosa. Io mi ricordo che quando lei è riuscita a fare la parte più difficile del pezzo in puntata, ci siamo alzati in piedi in lacrime, io e Paola, perché avevamo ottenuto, cioè, come se avessimo vinto le Olimpiadi. Soddisfazioni enormi. Sì, molto bello. Sì. Va bene, Silvia, ti ringrazio per questa tua testimonianza, veramente ci hai raccontato questa bella storia, poi sicuramente ti disturberò anche le prossime settimane. Ormai, quando vuoi, Stefano, sai che ormai sono... Sei di casa, sei non di vedo casa. L'ora, sì, dai. Era Silvia Smagnotto Italiana, grazie. Un saluto a tutti. Ciao ragazzi, ciao.